di Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori due denari e li diede all'albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, quello che preferite, siamo fra noi, eravamo lì un attimo prima, quindi direi saltiamo tutte le formalità. È un pomeriggio caldo e evidentemente questo ha giocato un pochino contro questo evento, però chi c'è è benvenuto soprattutto e oggi potrà dialogare. Decisamente dialogare con un personaggio molto, molto interessante, che è Francesco Bruni. Bene, e lo farà insieme ad Arianna Prevedello. Ora, la vita è un po' strana, perché ci mette sempre davanti a delle sorprese. Ci aspettiamo qualche cosa, poi ne succede magari qualcun'altra. Pensiamo di essere in un modo e poi scopriamo di essere in un altro. Abbiamo visto in questi giorni diverse angolazioni del concetto di fratellanza e di fraternità. Lo abbiamo visto per quanto riguarda, l'abbiamo visto nell'arte visiva, lo abbiamo visto nelle scritture, lo abbiamo visto nelle testimonianze, nei racconti. Beh, oggi lo vediamo da un altro punto di vista, da svolte che possono capitare nella vita delle persone e a volte possono essere anche del tutto impreviste. Io vi auguro un buon festival, iniziamo con un videoclip e poi la parola ad Arianna e a Francesco Bruni. Prego. È successo che un paio di giorni fa mi sono dato una botta d'acqua. Ho cominciato a sanguinare. Dobbiamo capire meglio cosa sta succedendo. Ah. Tito, non è che ti viene un po' troppe cane? Papà, se tu ti ammali voglio stare in ospedale con te. Ma vedi che non devi esagerare con le canne. Ci vuole un donatore. Come fanno a prenderlo? Con un ago. Oddio. Amore, com'è andata? Come deve andare? È in prelievo. Andiamo. Oh, sa fa la coatta. Ti assomigli tantissimo a uno che fa cinema. Non pensavo di essere così popolare. No, ma infatti non ti conoscevo. Ah, ecco. Questo film non lo vuole nessuno. Perché tu vuoi fare solo come cazzo ti pare a te? La commedia va bene, però non deve fare ridere. Ma che cazzo di commedia è se non fa ridere? At first I was afraid, I was petrified. È per la cosa della tua malattia che sono rimasto malissimo. Lo vedo come non ti dai pace. Se io muoio, a lei che cosa cambia? Niente. Se muori sei uno stronzo. Stai tranquillo. C'ho paura. Ma io col cazzo che muoio. Io rimango, Francesco, un attimo in piedi, poi mi risiedo. E anch'io do il benvenuto a chi ha scelto, insomma, di regalarsi questo incontro. Poi succede che il festival biblico sia in altri mesi generalmente. Poi la pandemia ha scombinato i piani dei matrimoni, i piani delle professioni e quindi anche quelle del biblico, e forse a giugno così non ci rendevamo conto. Però Francesco è molto generoso e ha deciso di tornare qui a Rovigo perché c'è già stato, qualcuno di voi forse lo ricorda, perché c'era già 2 anni fa
abbiamo avuto un bel incontro, assieme a lui c'era anche un altro regista e sceneggiatore come lui, Andrea Segre, e avevamo fatto un dialogo a tre quel giorno. Oggi staremo invece molto sui temi del film che è appena passato alle mie spalle. Francesco, quando venne qui 2 anni fa, aveva già superato quel momento, non l'aveva superato del tutto, ma diciamo che la parte più tosta era andata, quella appunto poi della malattia, del trapianto, e arrivò a Rovigo con estrema generosità, perché era ancora in un momento anche faticoso di convalescenza, ma non ci negò questa presenza. Quindi io oggi gli dico grazie per essere tornato, perché poi insomma l'Italia è grande, gli inviti sono tanti e lui insomma ci ha dedicato un pezzetto di questa giornata. Subito dopo partiremo, perché lo attendono a Bardolino per la consegna anche di un premio importante ad un festival appunto cinematografico che è in corso. Lo abbiamo pensato qui con noi oggi sul tema della fratellanza, e non è stato difficile, perché Cosa sarà è un film che ci porta dentro a questo tema da tante prospettive, tutte fortemente laiche, nel senso che hanno a che fare con l'umanità della vita di tutti i giorni, quella che è già stata anticipata nella presentazione, la vita che ti bracca in un modo che non puoi prevedere, che in particolare appunto è quello della malattia, anche perché la vita, quando arriva con la malattia, ci bracca per quello che siamo. Vorremmo essere migliori in quel momento, e invece la malattia ci raggiunge dove ci sono i nostri limiti, dove ci sono non solo pregi ma anche tanti difetti, dove ci trova dentro il bambino o l'adulto che siamo. E non sempre abbiamo tutte le energie che servirebbero per affrontare una malattia, perché magari eravamo in cammino, oppure eravamo degli adulti pigri che non avevano neanche tanta voglia di prendersi in mano. E il film racconta tutte queste cose. Bruno Salvati, il protagonista, è ampiamente dentro anche a questa pigrizia, e la malattia gli dà una bella spinta per fare i conti con tutti questi limiti. A Francesco vorrei dare la parola però con una domanda antecedente a tutto quello che ho appena detto, perché questa non è solo sceneggiatura, non è solo invenzione, non è solo in qualche modo narrazione, ma prima di tutto è stata vita sua personale, anche se poi nella sceneggiatura è diventato, come giusto che sia, anche proprio per regole di sceneggiatura e di narrazione, molto altro. Però è stata vita sua, e quindi per stare sul tema della fratellanza vorrei chiederti, Francesco, se prima ancora di pensare a diventare fratelli degli altri, altri che non sappiamo neanche chi la vita ci mette lì accanto, la malattia ci costringe a diventare fratelli forse di quella nostra parte malata, perché in quel momento è un ospite scomodo che non vorremmo assolutamente contenere dentro di noi, e che vorremmo anzi rimandare, non sappiamo nemmeno dove, perché non sappiamo da dove viene questa malattia. Si fa anche molta spiritualità facile sulla malattia, perché sempre più persone vogliono spiegarci che la malattia viene puntini puntini. Il film invece è pulito da tutto questo rischio, no? E mi piacerebbe parlare di questa fratellanza prima di tutto con noi stessi, importante, che rischia anche di farci trovare delle vie di salvezza, appunto, di domanda. Grazie. Grazie innanzitutto dell'invito. Ho una grandissima stima di Arianna. Tutte le volte che lei mi chiama io rispondo, anche perché attraverso la sua lettura di quello che faccio io capisco meglio anche quello che ho fatto, diciamo. E in questo caso infatti mi sta ponendo delle domande che mi colgono in parte impreparato. Chiedo scusa per l'orario, è colpa mia, quando abbiamo deciso questo incontro doveva essere alle 18, si è sovrapposto quest'altro impegno. La malattia mi ha messo di fronte al lato fragile, diciamo così, che tu hai chiamato fratello. Sì, potrebbe essere, diciamo così, il fratello oscuro di una persona che è in perfetta salute ed è in carriera e ha di fronte delle prospettive così, e improvvisamente scopre
che dentro di lui c'è un'altra creatura spaventata, terrorizzata, bisognosa di aiuto. E la fratellanza in questo film è anche un altro tema. Posso cercare di declinarlo in qualche modo. Sono stato salvato da un trapianto di staminali donate da mio fratello maggiore, il quale aveva molta paura. Quando gliel'ho chiesto ha avuto qualche attimo di spavento prima di decidersi a dirmi di sì, perché non sapeva esattamente a cosa andava incontro, benché io e i medici lo rassicurassero. Nel film, non voglio anticipare troppo, il protagonista viene salvato da una sorella, diciamo così, virtuale, che non sapeva di avere, che anche lei ha una resistenza fortissima ad aiutarlo, che poi vince. In qualche modo lo sto anticipando, perché credo che vedremo anche una clip in questo senso. La fratellanza è anche il sentimento che lega tutte le persone che hanno vissuto la stessa esperienza di malattia, che fa di loro in un certo senso come dei reduci di guerra, come dicono gli americani di chi ha combattuto insieme, brothers in arms, fratelli in armi, fratelli in malattia. Le persone che hanno avuto la mia stessa malattia all'incirca nello stesso periodo e precedentemente, io le ho incontrate in una scena che vedrete poi nel film, io vi sto anticipando tutto, in una bellissima festa che è stata organizzata dal primario del Gemelli, professor Andrea Bacigalupo, che fa incontrare ogni anno tutti i guariti e li fa partecipare a una specie di gita, insomma una festa, e lì mi sono trovato di fronte a delle persone che erano di diversa età, di diverso ceto sociale, che è la bellezza anche della nostra sanità pubblica, di diversa epoca di guarigione, insieme alle quali ho trascorso una giornata per me indimenticabile. C'erano dall'operaio di Milano alla moglie di Carlo Calenda, che era stata ricoverata contemporaneamente a me nello stesso reparto che io non avevo mai incontrato. Ecco, quelle persone io le ho sentite e li sento ancora fratelli. E fra l'altro c'è una bellissima espressione che riguarda il trapianto di staminali, viene chiamato rinascita. È per quello che c'è quell'immagine di quel neonato, perché attraverso il trapianto di staminali praticamente il sangue di una persona viene, scusate l'espressione, riverginato, cioè viene completamente ricostruito attraverso le staminali, che poi sono cellule che, come saprete, sono cellule primitive che si specializzano e poi possono diventare globuli rossi, globuli bianchi, piastrine, ricostruiscono, diciamo, tutto il sistema sanguigno di una persona, e quindi è in qualche modo una rinascita. Dopo il trapianto di staminali ho dovuto rifare tutto il ciclo vaccinale che avevo fatto da ragazzo, da giovane, quindi ero diventato veramente come una specie di bebè senza sistema immunitario. Quindi queste, diciamo, sono le prime cose che mi vengono in mente. Allora potremmo vedere un altro pezzetto, che sì? Così poi rilancio una nuova domanda. Grazie. La clip. Grazie. Adi, ascolta un attimo. Non parlare, non dire niente. Io non ne posso più di essere considerata quella forte, seria, responsabile, quella su cui si può sempre fare affidamento. Sì, sì. No, stai zitto e fammi parlare. Il fatto che io controlli i miei sentimenti non vuol dire che io non li abbia. Non vuol dire che io non stia male come Tito. Quando tu e mamma vi lasciate senza un motivo, quando tu ti ammali senza un motivo, quando la vita fa schifo senza un motivo. Amore. No, non mi toccare, non voglio essere consolata! Io voglio piangere, voglio incazzarmi, fare storie anche io.
Voglio essere stupida, capricciosa, egoista, inaffidabile. Voglio lamentarmi sempre, sentirmi sempre in credito, pretendere dagli altri senza dare niente. Voglio che tu guarisca, cazzo. E se muori sei uno stronzo. Sei un povero stronzo sfigato. Io non piangerò una sola lacrima. È una bellissima scena questa del film, perché ci mette a contatto con Bruno. Avete visto il protagonista, tra l'altro un Kim Rossi Stewart, no, cosa possiamo dire, immenso nel film, che riesce ad entrare pienamente nella... Sono... Non si riesce, proprio un secondo. Magari se c'è qualcuno del biblico che vuole tentare, grazie, vedo questo. Ma io comunque ci provo, perché chiedere è comunque un atto di civiltà, no? Anche perché possono farlo di là della torre, tipo. E, dicevamo, Kim Rossi Stewart immenso. Immenso e allo stesso tempo però fragile, con tutti i suoi limiti, come dicevo poco fa. E è un separato che però appunto ha ancora un ottimo legame con la moglie, anche perché la moglie insomma è una donna molto tosta, molto sensibile, paziente. Molto paziente, molto anche ironica direi, capace anche di buttare in una bella risata alcune cose a tratti imbarazzanti, insomma, dell'ex marito. E avete scoperto che c'è anche una figlia, oltre alla figlia c'è anche un figlio, e la cosa interessante di questa altra esperienza di fratellanza, che è una fratellanza di sangue, è quella della diversità. Ma non è la diversità quella che uno già prevede della persona appunto che è fuori dalla famiglia, che è fuori da un sistema culturale, che è fuori da un sistema di valori. È invece la diversità di due figli che sono nati dalla stessa coppia e che sono veramente non solo diversi come identità di genere, ma anche diversi proprio nelle loro competenze rispetto alla vita. Adele, l'avete vista, è tostissima ed è in grado di togliere la parola al padre. Toglierla nel senso che gli crea un silenzio di ascolto, un silenzio molto provocatorio su alcune questioni fondamentali della vita. Cerca proprio di dargli anche una spinta alla reazione. Il fratello è l'esatto opposto, nel senso che è una copia baby, possiamo dire, del padre. In qualche modo è dentro ad un guscio ancora molto forte. E se vogliamo ricorda anche la paura che diceva prima Francesco come reazione del fratello, perché appunto anche Tito, di fronte alla possibilità di dover contribuire a questo trapianto, vacilla. Però diciamo che c'è anche un'età sana per vacillare, perché è un adolescente. Allora la provocazione per Francesco ora è: c'è una fratellanza di sangue che però a volte è veramente difficile da trovare. Mi hai lanciato una bella palla. Sì, questo innesca un tema molto interessante, e cioè, al di fuori della retorica della fratellanza, la difficoltà di essere fratelli all'interno di una famiglia, no? Perché si possono innescare due dinamiche dannose, perniciose, cioè che ci sia un figlio virtuoso che viene portato ad esempio e che schiaccia il fratello difettoso, diciamo così, accentuandone così le difficoltà, e invece, come in questo caso, un figlio debole, fragile, che è sempre stato fatto oggetto di protezione, di cura e di attenzione, perché dall'altra parte c'è una sorella talmente matura, responsabile, virtuosa e autosufficiente, che però a un certo punto rivendica, ci dice: ma possibile, cioè io non ne posso più di essere quella su cui si può sempre fare affidamento, perché ho un fratello su cui non lo si può fare, no? Questo è molto tipico di molte dinamiche familiari. Insomma, io ho questo fratello che adoro e che ringrazierò per tutta la vita per quello che ha fatto per me, che però quando ero ragazzo
mi schiacciava perché era bravo a scuola, aveva sempre, era sempre preciso a casa, non ha mai fatto niente che potesse preoccupare i genitori, al contrario di me. E io mi sentivo, non dico oppresso, ma insomma non all'altezza di mio fratello. Mi ha aiutato il cinema poi paradossalmente, no? Perché mi sono smarcato completamente dal percorso che sembrava segnato per me, sono andato per un'altra strada, in questa strada sono stato molto fortunato, per cui mi sono emancipato da questa figura fraterna. Ti dicevo prima che all'interno dei nuclei familiari, cioè la fratellanza di sangue, è qualcosa che può creare dei problemi molto, molto forti, proprio in questa sensazione di disparità di trattamento che c'è nei confronti di un fratello, di un altro, che comunque uno percepisce, si annida un'insoddisfazione e un rancore che possono esplodere in maniera del tutto inaspettata. Raccontavo a Arianna, prima mentre eravamo seduti, che sono stato testimone in questi ultimi mesi di due casi di fratelli che di fronte alla scomparsa dei genitori, alla questione ereditaria, sono improvvisamente hanno rivelato una disarmonia fortissima, che non è, attenzione, banalmente l'idea che uno vuole i soldi, insomma, no? Cioè i soldi sono un risarcimento emotivo. Ci sono delle persone che si attaccano alle questioni ereditarie perché sentono, a torto o a ragione, che a loro è stato dato di meno. E questo è, secondo me, un argomento molto, molto interessante, insomma, che andrebbe sicuramente approfondito. Ecco. Anche perché effettivamente nel tuo film lo svolgi da due punti di vista. Non solo i due fratelli, Adele e Tito, che quindi hanno questi due pesi diversi in termini di responsabilità nella famiglia. Adele perché è la socia della madre in termini di essere proprio tosta e di affrontare sempre tutte le battaglie che la vita pone davanti, ma non solo Tito, che dall'altra parte è un po' isolato come dentro questa famiglia femminile così forte, a cui si aggiungono altre donne forti e non le abbiamo ancora citate, ma ci arriviamo, e una è la dottoressa, che diventa un grande caronte per il protagonista, perché deve comunque continuamente portarlo di fronte alla possibilità che il trapianto non accada. O non abbia successo. Non abbia successo. Lo pone di fronte al fatto che la vita può finire. Ci sono proprio dei numeri precisi. Esatto. Ci sono delle statistiche. Che è come il colpo in canna nella sei colpi, insomma, no? Esatto. La roulette russa. Quindi la dottoressa, che tra l'altro è Raffaella, nel film è la moglie, cioè nella realtà è la moglie poi di Francesca, ed è bravissima, perché ci viene da pensare che sia una, veramente nella vita una dottoressa, cosa che non è, ed è proprio capace di porlo di fronte alla possibilità della fine, il che è una sfida di verità, perché essere fratelli, punto di domanda, vuol dire anche avere la capacità di offrire all'altro la possibilità anche di questa verità, no? Però torno un attimo alla questione dei fratelli tra Tito e Adele, perché in realtà c'è anche Bruno, che lui stesso si autosvaluta da sempre. Certo. Come figlio, in qualche modo, anche se non c'è nessuno accanto, paradossalmente, lui non sapeva ancora di avere eventualmente questa sorella che si paleserà più tardi. Quindi c'è anche tutta la questione della stima personale che non arriva, che si perde lungo la crescita. Infatti il film ha dei bellissimi flashback che ritornano al tema dell'infanzia, no? E mi viene da chiederti appunto perché hai voluto anche tirare fuori questo argomento. Potevi rimanere sull'oggi e invece sei andato indietro anche rispetto alla storia di Bruno. Ma in parte perché la malattia ti porta anche un po' a storicizzare un po' la tua vita, no?
certe cose sono cose che mi sono ricordato mentre ero sotto effetto, diciamo, di medicinali e chemio, altre sono fantasticherie che ho avuto, presenze che mi sembrava di avvertire in quella stanza. Dicevo a mia moglie quando mi veniva a trovare, è venuto tal dei tali, lei mi ha detto, non è venuto. No, non c'era. È come se un corpo fosse una storia, no? Per certi versi. Per esempio, c'è una cosa che viene fuori nel film. Io alla nascita avevo un problema proprio di sangue, no? Ancora una volta, perché i miei genitori erano di RH diverso, si chiama malattia emolitica del neonato, adesso la si risolve molto facilmente, all'epoca no, e io che ero il secondo figlio, il primo figlio passava indenne, lasciando però una traccia nel sangue materno che aggrediva invece il sangue del secondogenito, che ero io. E quindi io stavo per morire subito, subito appena nato. E questo ha generato, sempre nel discorso della fratellanza, ha generato un eccesso di cura e di preoccupazione nei miei confronti, che mio fratello viceversa ha vissuto come un tradimento. Lui che era al centro della scena e che aveva tutta l'attenzione per sé, improvvisamente si trova sto marmocchio malato e tutti intorno a lui. Quindi anche lui, io poi ho sviluppato i complessi nei suoi confronti, lui ha sviluppato i complessi nei miei confronti. Quindi insomma sentivo che comunque in questo passato del personaggio, che attinge molto anche alla mia vita, c'erano degli episodi chiave che potevano in qualche modo riverberare sulla sua vicenda presente. La prima scena del film è una scena, posso dire, insomma, tanto sulla fiducia, no? È il mio primo ricordo. Io avevo 3 anni, abitavamo all'epoca in Grecia, avevamo una villetta col giardino, io giocavo in una controra estiva da solo in giardino con le macchinine su un muretto. Arrivò un bimbo, me lo ricordo, apparire dal riverbero di luce della strada, venne verso di me, si mise dal muretto e disse, giochiamo? Mi fai vedere le tue macchinine? Io le misi sul muretto, questo bimbo le prese e se ne andò. Questo è un imprinting fortissimo su una persona, no? E dice, cosa c'entra con questa storia? C'entra perché quello che il personaggio di Bruno Salvati deve imparare in questa storia è ad avere fiducia negli altri, a affidarsi a dei medici, a farsi curare da un infermiere, a seguire delle cure, a cercare delle persone che lo aiutino. Ecco. Quindi in qualche modo sentivo che c'entrava. Ecco. E ci sono tante altre cose così nel film. Adesso se no poi lo racconto tutto, poi non lo vedete più. Il film sta ancora sulle piattaforme, per chi ha Amazon, è su Amazon ed è su Sky Cinema, oltre che presumibilmente andrà nelle arene quest'estate un po' dappertutto. Sì, e vorrei spostarmi sui personaggi femminili. Mi capita spesso di ripensare anche alle cose che scrivo io o altri narratori. Alla fine, quando si sta attenti ai personaggi che emergono nelle narrazioni, si può fare anche un'idea della persona che c'è, che scrive dietro. Nel caso di Francesco, ha scritto un film in cui ci sono, diciamo, in particolare 3 maschi, ce ne sono anche di più, però prendiamone 3 tutti, che sono lungo. Tutti fallati. Sono il padre, il figlio che sarebbe Bruno e il nipote che è Tito. E quindi tutta una scala genealogica, proprio un ramo parentale pieno. E appunto, come hai detto tu, diciamo che sono tutti, insomma, hanno parecchie debolezze. Poi qualcuno con più, come si può dire, più possibilità, perché Tito è un adolescente, quindi di tempo ne ha davanti. Però anche il nonno, diciamo, insomma, non se la cava male come personaggio, insomma, su determinati limiti. E poi ci sono tante donne, come vi ho detto. C'è la moglie, c'è la dottoressa, c'è Adele che è la figlia e poi appunto c'è anche questa fantomatica sorella che Bruno non sa di avere, ma che emerge soprattutto da un fatto comunque che potrebbe destare anche un certo malessere, perché è frutto di un tradimento. Sì. E quindi anche per Bruno tenere conto di questa sorella per il trapianto
non è una cosa così naturale, eppure per salvare la vita siamo disposti a far tutto, no? Invece il film è proprio interessante perché ci mostra anche tutto il disagio che Bruno prova nell'accedere ad una forma di salvezza, perché è una salvezza che deriva da un tradimento. In realtà è molto biblico questo passaggio, perché nella Bibbia noi siamo posti di fronte a storie che sono spesso sul limite di relazioni che non sono così corrette, che non sono così lineari, ma che però, proprio se abbiamo la forza anche di considerarle possibili dentro a questa fiducia che diceva prima Francesco, possono portare nuovi scenari, nuove salvezze per le persone coinvolte. Allora dicevo, tre maschi, così così, e poi queste quattro donne fortissime. Io adesso vi presenterei una clip in cui potete godere di queste donne e poi torniamo subito perché vorrei provocare Francesco su queste quattro donne, perché sono state da lui messe in scena con dei tratti che sono veramente evangelici, ma ci torniamo a brevissimo. Ecco perché vengo qua. Lui viene per capire, in realtà lui... Adesso me la rivendo qui. Te la rivendi? Bellissimo. Io non voglio diritti perché è tutto da dimostrare che è come dico io. I've seen you fall. Won't you shine? Papà. Che fai? È mezzanotte? Scusa, lo so che è tardi. Affacciati. Affacciati dove? Papà? Ma che... Svegliati, svegliati. Alberto? Sì. Ragazzi, alzatevi, sì, sì. Alzatevi su. È Fiorella, è Fiorella, è Fiorella. Che cosa succede? Ciao Fiorella. Ciao Bruno. Che dici, ci fai entrare? Sì, certo, vieni. Questa è Anna, mia moglie. Questa è Adele, Tito. E questa è Fiorella, vostra... Vostra zia. Vostra zia. Grazie. Innanzitutto fermiamoci perché sennò vediamo tutto il film. Scusate se vi ho fatto aspettare qualche... Diciamo i nomi di queste straordinarie attrici perché non l'abbiamo fatto. Vai. Questa che avete visto per ultima è Raffaella Leboroni, alias mia moglie. La sorella è Barbara Ronchi, la figlia è Fotini Peluso e la moglie è Lorenza Indovina. Perché insomma... E Adele, tra l'altro, è una tua scoperta. Ma in realtà aveva già fatto una fiction TV con l'Archibugi, si chiama Romanzo Familiare. Però insomma questo ruolo... Al cinema, diciamo, sì, che l'hai portata sì, tu. Sì, sì, sì. No, sai cosa? Mi emoziona sempre vedere questa scena, perché quel giorno è stata veramente...
una specie di apoteosi emotiva sul set, cioè tutto il set, tutta la troupe, tutti gli attori erano molto partecipi di quello che stavano facendo, perché per affetto nei miei confronti. Quella scena lì è pervasa da un'emozione fortissima degli attori, cioè sono proprio compenetrati dall'emozione di quel momento. Sono rimasto sbalordito, innanzitutto Kim proprio, sono rimasto sbalordito anch'io di quello che hanno fatto quella sera. Spieghiamo al pubblico perché succede quello che abbiamo visto. Fiorella, la sorella ereditata dal tradimento, e si viene a sapere appunto che lei esiste solo perché c'è questa necessità del trapianto, altrimenti il padre probabilmente si sarebbe portato in tomba il tradimento. Non c'era necessità di portare a galla questa verità, secondo il padre, però la malattia porta anche altre guarigioni, altre forme di rivelazione, no? Anche questo è molto interessante rispetto alla fratellanza, forse è qualcosa che accade non solo come obbligo morale, ma anche come domino a volte di cose che non possiamo controllare fino in fondo. Questa fratellanza passa attraverso un grandissimo equivoco, adesso io non voglio dire di più. Esatto, questo non lo diciamo, glielo lasciamo, esatto. Dai, glielo lasciamo. Però la provocazione che ho proposto anche prima a Francesco, prima di questo incontro, è: io ci vedo una visitazione qui, perché a mio parere il cinema cattolico non esiste. Continuano a farmi questa domanda ogni tanto, dimmi qualcosa del cinema cattolico, ma il cinema cattolico che cos'è? E perché uno deve fare un film cattolico? È di una noia assoluta porsi con questi approcci. Io penso che esistano film dove noi possiamo in maniera quasi ludica cercare le dinamiche del Vangelo, le prassi della Bibbia su cui avete anche riflettuto anche ieri con altri incontri. Ecco, qui io non so se ormai ho degli occhi troppo cinematografici, però ce la vedo la visitazione, e le donne qui sanno salutarsi. Avete visto anche Tito. Tito è l'ultimo, è l'adolescente, il figlio. Avete visto come lui, proprio un bambino... E la gratitudine anche per aver scampato la donazione, secondo appunto, me. Appunto, è un altro tipo di saluto. Certo. Per questo vorrei, non per femminismo, non per retorica, portare il discorso sulle donne, ma perché Francesco ha scelto di costruire questo film su una altezza femminile davvero importante, e questa è una vergine che arriva. Lei non voleva concedersi a questo trapianto, perché pensate che ha scoperto di avere un fratello e dopo un secondo dovrebbe anche donargli qualcosa di sé, quando in realtà voleva solo mandarli tutti a quel paese, perché lei era la figlia esclusa, abbandonata, e che non ha mai saputo questa verità e che non aveva mai avuto una relazione con il padre. Non ha mai avuto un padre. Quindi, di fronte all'offesa di scoprire chi è questo padre, dovrebbe anche farsi da parte per l'ennesima volta per offrire qualcosa di sé al fratello. Quindi questo dono non accade subito. E anche questo è molto evangelico, perché Francesco lascia lo spazio del silenzio, dell'ascolto, della riflessione, anche delle proprie rabbie, per poi fare una scelta di parte, di coscienza, ed ecco che lei arriva da Livorno con questa buona notizia. E io ci vedo proprio una vergine che nel grembo porta una buona notizia e che appunto va a visitare Elisabetta. E lì ci sono delle donne che si salutano come, io penso oggi, il Vangelo, con gli occhi di oggi. Però io mi sono tanto chiesta, perché lì tu fai un cambio di passo in termini di messa in scena. Sì, sì, assolutamente. Fra l'altro quella scena mi ha messo moltissimo in difficoltà, nel senso che io l'avevo scritta proprio, l'avevo sbagliata completamente. Non riuscivo a trovare la chiave per girarla bene. L'ho trovata insieme a Kim, perché Kim a un certo punto mi ha detto: senti Francesco, io la farei così. Cioè, appena la vedo sono talmente agitato che coinvolgo nella mia agitazione tutti quanti e li raccolgo, li porto lì e apro la porta come se arrivasse, sì, la Madonna, insomma. Lo è. Esatto. Ma cos'è la Madonna? Nel senso che, esatto, cioè, anche da cristiani viene da farsi delle domande se vogliamo avere anche una fede ancorata all'oggi e non ancorata a delle cose, no?
Quindi l'abbiamo provata ed è praticamente quasi un unico, cioè di fatto quella scena esiste su un unico movimento, cioè il master di quella scena è da quando lui rientra dal terrazzo fino a tutta la coda, poi ci sono i tagli ovviamente, però esiste una versione diciamo così teatrale di quella scena che è continuata ed è molto 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 emozionante. Ma il fatto delle donne è stato una cosa come sempre casuale, cioè nel senso che io a un certo punto mi mancava Raffaella in questo cast, perché mia moglie è sempre stata in tutti i miei film ed è una specie di spirito protettivo per me e poi la voglio sempre sul set. A un certo punto ho detto, ma il personaggio del primario, che nel mio caso era un uomo, lo potrebbe fare lei. Primo perché ha una passione smisurata per la medicina, è una specie di Carlo Verdone in gonnella, sa tutto di medicinali, specialisti, ospedali, tutto. E poi perché ha seguito la mia malattia parlando con i medici e capendone anche più di me. Allora a quel punto ho deciso di farlo fare a lei. Questo semplice spostamento ha creato uno sbilanciamento dell'asse del film, che è paradossale, nel senso che c'è un protagonista a tutto tondo, a 360 gradi, sempre in scena, ma intorno a lui ci sono quattro donne diversamente virtuose per pazienza, per intelligenza, per senso dell'umorismo, per competenza, per generosità, che lo bilanciano, se non addirittura lo sopraffanno. Allora ho capito che veniva fuori un tema che io non avevo presente né quando ho scritto né quando ho girato il film, cioè la debolezza e la fragilità del maschio contemporaneo, contemporaneamente alla richiesta giusta di centralità e di forza delle donne. Alla fine io ho trovato una sintesi che è nel momento in cui voi donne giustamente chiedete il comando, insomma, di arrivare a ruoli di comando, lasciateci vivere la nostra debolezza, la nostra componente più fragile, no? E quindi Me Too al contrario, cioè nel senso anch'io sono debole, anch'io sono fragile, anch'io sono pieno di difetti, non devo più battermi il petto, non devo più far vedere quanto sono virile, non devo più comandare, ma posso lasciare che gli altri facciano per me, le altre facciano per me. E questa per me è una lettura della fratellanza a livello contemporaneo, perché dice che comunque c'è un cammino come donne che, come hai detto tu, è molto intenso e va fatto in questo momento, ha una sua urgenza, però c'è un'altra prospettiva da includere e che è appunto quella maschile, che ha diritto, appunto, come dici tu, di poter a questo punto vivere, se le donne vivono, devono vivere anche la governance, no? L'uomo allo stesso tempo deve poter vivere questa fragilità. Quindi il film su questo è certo Impeccabile, veramente riuscitissimo. Fra l'altro c'è da dire che questa sorella segreta che finalmente si dona, diciamo così, ha una ricompensa enorme, cioè nel senso, sì, che è una donna sola, è rimasta orfana ormai da tempo, non ha una relazione, non ha nemmeno tantissime amicizie, improvvisamente acquista, vabbè, un padre, un fratello e due nipoti. E quindi si trova improvvisamente ad avere una famiglia. Sì, infatti mi è capitato di scrivere tempo fa rispetto a questo argomento che Fiorella praticamente ne guadagna in qualità affettiva, perché di fatto da una vita che ha una sua povertà in termini relazionali, sì. Però perché succede? Perché anche lei riesce ad andare oltre l'offesa del tradimento. E io ripeto, quanti tradimenti ci sono nella Bibbia? Forse se li contiamo sono davvero tanti. L'amore, la possibilità di una vita in pienezza passa nel male, passa nell'errore, passa anche nel tradimento di relazioni che si considerano prioritarie, come un matrimonio. Cioè sono questioni importanti, sono le questioni che a volte mettono a soqquadro la vita delle persone, la rendono anche apparentemente fallimentare, neanche più degna a volte di essere vissuta. Pensiamo alla realtà dei femminicidi, no? Questo accade perché le persone si sentono totalmente fallite e il film di Francesco invece ha questa bella rivelazione, no? Che si può comunque sentirsi persone integre
e contente anche se c'è stato un momento di grande crollo, come un tradimento. E ridare senso a un'esistenza, infatti. Sì. Adesso vorrei fargli, andiamo quasi verso la fine perché dobbiamo partire, una domanda invece più, come si può dire, più ilare, nel senso che ho letto un articolo su Repubblica che mi ha fatto pensare subito a lui, perché ho letto di quattro lui è livornese di nascita, anche se poi hai una storia familiare molto variegata, no? Racchiudi in te comunque... No, sono nato a Roma in realtà, ma sono di madre livornese, sono cresciuto a Livorno negli anni della scuola. Esatto, e che sono anni insomma che fondano, no? la propria vita, ma anche poi i tuoi genitori insomma sono anche hanno storie da tante parti d'Italia e non solo. Stavo dicendo che appunto questo bell'articolo di Repubblica raccontava di quattro livornesi che sono stati in terapia intensiva insieme. Non so se qualcuno, magari, vedo che qualcuno l'ha letto. Molto bello quell'articolo. Sono quelle belle notizie che uno dice vorrei pagare l'abbonamento per averne anche di più di queste notizie. E si erano detti che se fossero sopravvissuti a quell'esperienza lì in cui non potevano tecnicamente neanche dirsi chissà cosa, neanche parlarsi in tanti momenti, comunque tra loro, c'era un ristoratore e si sarebbero ritrovati da questo ristoratore. La cosa bella è che si trattava di quattro persone appartenenti anche a sistemi culturali, professioni, tutto, valoriali completamente diversi, a proposito di fratellanza. E l'articolo raccontava proprio di questa cena, che alla fine, no, per fortuna non un'ultima cena, però insomma anche questo ha dei richiami, no, evangelici, e questa bella cena con tanti ulteriori significati da scambiarsi, tu dicevi prima fratelli, no, dopo le armi in qualche modo. E allora mi sono detta, ma il film di Francesco, dove c'è anche questa crociera poi di trapiantati e questi livornesi che vanno a cena tutti insieme dopo la terapia intensiva, ma non è che ci avete una marcia in più a Livorno, nel senso, vorrei capirla qual è, perché non abbiamo letto di tante cene così da altre città. Non lo so, mi ha colpito questa cosa che venisse su, perché Livorno è una città profondamente antisentimentale, diciamo così. C'è una specie di imprinting al sarcasmo e all'ironia che esclude un po' questa cosa, quindi mi ha colpito molto, però ecco. Questo esempio che tu mi porti è esattamente quello che io intendo per vera fratellanza, no? Cioè le persone che trovi lungo la via, che non hanno nessun legame di sangue con te, nessun legame di interesse di nessun tipo, e che però improvvisamente scopri profondamente affini, attraverso magari la sofferenza, attraverso la disavventura. Io credo che questa sia la forma più alta e più profonda di fratellanza, quella che ho provato io nei confronti di quelle persone che ho conosciuto quel giorno a Rapallo e che adesso vedo ogni anno. Però ecco, devo dire che mi ha colpito molto che dei livornesi avessero avuto questo sentimento, ecco. Speriamo che il Covid qualche traccia non solo nei nostri organi di respiro e di cuore l'abbia lasciata anche su organi più interiori, no? Questa è la speranza. Questa domanda, non so se vi capita di leggerla spesso sui giornali, adesso quando c'è qualche filosofo, qualche scrittore o qualche psicoterapeuta importante, gli si chiede, ma il Covid, no? Ha cambiato davvero le persone, e molti di loro spesso sono non così speranzosi. Beh, nel film c'è una cosa, in qualche modo, c'è una ragazza che Bruno vede in diverse circostanze nei dintorni dell'ospedale, che resta un po' misteriosa, poi noi la vediamo anche nelle telecamere di sorveglianza a un certo punto, che è ricoverata anche lei, e poi alla fine la incontra. Questa particolare cosa è una traccia che volevo raccontare, perché il mio pensiero era, mentre ero in quella, perché sono stanze singole ovviamente, di isolamento totale, sterilizzate, con doppia porta d'ingresso, chiunque entri è super protetto, io mi chiedevo, ma chi c'è di là da questa parete? Cioè sapevo che c'erano altre 10 stanze con delle persone che stavano vivendo la mia stessa cosa,
e che io non potevo incontrare, cioè che non avrei mai incontrato. Poi alcune le ho incontrate appunto nella crociera, in quella circostanza. E quindi questa cosa mi incuriosiva molto, no? Essere così vicini, così accomunati da un destino e impossibilitati a vedersi. Pensa. Grazie, io ne approfitto, l'ultimissima cosa, ma non è come la camerata classica d'ospedale, no? No, dove no. Si fraternizza facilmente, no? No, assolutamente, e questa cosa mi ha fatto venire in mente sempre un'altra cosa che ho seguito in una newsletter di un quotidiano, di un reporter molto in gamba dalla Cina, che quando è rientrato, italiano, quando lui è rientrato in Cina l'hanno ovviamente bloccato subito, tra l'altro era positivo, quindi l'hanno messo in questi container e vedeva, come hai detto tu, a volte in una finestrella piccolissima qualcuna... No. Me lo ricordo. Per me è stato fortissimo seguire l'esperienza di questa persona, perché appunto anche lui non sapeva chi fossero queste persone che vedeva e magari erano da chissà quali altre parti del mondo, eppure c'era un filo che lo faceva sentire appunto fratello fino in fondo di queste persone. Ti chiedo un'ultimissima cosa proprio veloce, ma me la sento nel cuore per l'amicizia che ci unisce, perché penso che spesso e volentieri, per quello che io ho vissuto in termini di dolore nella mia vita, le persone a volte mi chiedono: ma come si fa a tenere duro? Io vorrei dirgli: ci dobbiamo vedere un pomeriggio con 4 ore per parlarne. Però voglio anch'io rivolgere questa domanda che a volte arriva a me, e la vorrei rivolgere oggi a Francesco, perché comunque tuoi mesi a contatto con questa forma di leucemia, insomma, sono stati mesi di soglia in cui uno non sa dove sarà l'avvenire, di qua o di là. Quindi non vuole essere una domanda retorica, troppo spirituale, ma come si sta in vita in quei momenti? A che cosa ci si aggrappa? Penso che le persone a volte non siano preparate ad affrontare tutto questo, e a volte sentire il racconto di qualcuno apre dei panorami anche per cose che magari ci possono capitare. Ma ci si sente molto soli, anche perché appunto si chiama isolamento, non a caso. Io poi l'ho vissuto anche con la pandemia, come se non mi fosse bastato. C'erano queste visite di un'ora al giorno in cui veniva o mia moglie o mia madre, 80 e passa N, che era venuta da Livorno per far da mangiare, per fare la spesa. Quando Raffaella non poteva, si prendeva 2 autobus per venire fino al Gemelli a curarmi come quando ero bebè, fondamentalmente, perché proprio mi faceva igiene intima. Quei momenti per me erano preziosissimi, così come il rapporto con gli infermieri, che è raccontato nel film, che è stato importantissimo per me, perché i medici quando venivano si scambiavano 3-4 cose fra di loro, di cui io cercavo di capire il significato, e se ne andavano facendomi molta solitudine, molto senso di affidamento. Io sono totalmente contrario, e mi infastidisce moltissimo la retorica del guerriero, no? Questa cosa che si sente dire: guerriero, ha vinto la guerra col tumore. Non si vince, cioè la vincono gli altri, tu devi però essere fiducioso che le persone che ti stanno curando sappiano quello che stanno facendo, insomma, e di avere fortuna che le cose vadano bene. Questo sentimento io ce l'avevo, mi sentivo nelle mani di una persona che sapeva che cosa stava facendo e che me lo comunicava in maniera molto chiara, rischi compresi, cioè che mi ha parlato molto chiaramente, cioè tu hai un tot per cento di possibilità di trovare un donatore, un tot per cento di possibilità di non sopravvivere al trapianto. Detto questo, stai tranquillo, noi faremo tutto il possibile. E lì ti affidi, fondamentalmente. E allora abbiamo parlato prima di visitazione, e quindi io sento che questa figura, io non sono una madonara. Mi porto a casa, caratteri evangelici e visitazione. Adesso me le rivendo a Bardolino stasera. No, dicevo che io non sono una della Madonna a priori, chi mi conosce lo sa, però poi mi piace anche lasciarmi stupire, insomma, da quello che succede, da quello che ascolto, e se ascolto Francesco con gli occhi del suo film,
sento che questo affidamento ha a che fare con la Vergine, perché ci sono momenti in cui nessuno di noi porta Cristo al mondo come lei, però dobbiamo portare delle forme di affido. E questo mi sembra un messaggio bellissimo. Io ve lo rimando e vorrei tanto che poteste vedere il film, quindi non solo in piattaforma. Secondo me è un film più bello visto con gli altri, sì. Se lo trovate, non solo per le questioni del grande schermo. È un schermo. Film che chiama una partecipazione, esatto, emotiva, ma anche di divertimento. Ecco, questo forse non l'abbiamo detto. È un dramedy. È un film dove si ride anche tanto, inaspettatamente. Sì, ma per chi conosce il cinema di Francesco Bruni non si stupisce di questo. Il dramedy è per me un genere bellissimo, perché come la vita, dove c'è drammaticità ma c'è anche comicità, tutti i giorni fate i conti con tutte le due sensazioni, no? E sta a noi cercare il giusto equilibrio. Lui di solito ci riesce bene, ci è riuscito anche questa volta, pur essendo da addetta ai lavori un rischio altissimo, perché comunque lui fa fare sforzi ai produttori, portare un film sulla malattia è un grande atto rivoluzionario. Sì, assolutamente. Ecco, e lui insomma si è preso questo compito, e quindi questo per me è anche di gratitudine, perché purtroppo siamo comunque in un'epoca, no, dell'eccellenza, vivremo sempre magnificamente felici. Non è così, alla prima cosa brutta che ci accade siamo asfaltati, no? Invece le opere d'arte che ci portano anche su questi argomenti ci consentono anche di alzare l'umiltà nei, certo, confronti della vita. Comunque, quindi, volevo, grazie, rassicurarvi, cioè, il fatto che io sia qui adesso è testimonial del fatto che il film va a finire bene. Grazie. Grazie Francesco. Tutto meritato. Ah, e lui continua a lavorare anche per la TV, serie televisive, quindi insomma tenetelo d'occhio a 360 gradi. Stiamo lavorando per far sopravvivere Montalbano alla scomparsa di Andrea Camilleri, sì, alla scomparsa di Alberto Sironi. Ci stiamo provando, vediamo cosa riusciamo a fare. Poi ho scritto una serie che forse qualcuno di voi ha visto, che si chiama Macari, che è andata in onda su Rai 1. Adesso stiamo per girare una seconda serie di quella cosa lì. Per chi non lo sapesse, insomma, tanto Montalbano che vi siete visti, tutto, ecco, tutto è merito suo, insomma. Quindi dai, tornerai a Rovigo. Se tu mi chiami, tu sei come uno dei personaggi del film, bisogna solamente obbedire. Comunque la vita va avanti per amicizia, non so la, esatto, vostra, ma la mia almeno su questo riconfermo, e quindi bisogna proprio volersi bene nella vita. Grazie, no? Ancora. È vaccinato, quindi... Io solo metà ancora. Tutta questa faccenda mi è valsa un anticipo di 15 giorni rispetto ai miei coetanei sui vaccini. Ne valeva la pena. Allora, prima di lasciarvi andare, che so che il tempo ormai, sì, stringe, un piccolo ricordo di Rovigo. E grazie. Sono dei dolci, dei biscotti. Tipo, buonissimi, grazie. Grazie per averci, per esserti raccontato anche oltre la macchina da presa con noi. Grazie ancora di essere tornato a Rovigo. Grazie a voi. Quando vuoi siamo qua. Va bene. Grazie. Grazie Arianna. Grazie. Allora ci prendiamo una pausa. Vi chiedo di lasciare per un po' le sedie, che devono essere nuovamente sanificate come ad ogni evento. Fra poco avremo un altro evento interessantissimo che ci farà riflettere. E geopolitica della fraternità, uno sguardo oltre i confini, lontano dagli occhi, con padre Luigi Macalli e Nello Scavo. A fra poco.